Buongiorno amici, come sicuramente avete già compreso, oggi non sarò a ore 14 perché sono in viaggio, sono in treno, sto andando a Reggio Calabria perché domani ho un impegno di lavoro lì. Quindi non sarò presente in trasmissione, ma ho fatto in modo che comunque la mia presenza si senta, perché ci saranno una serie di domande, visto che oggi sarà un ospite assolutamente speciale, l'avvocato Ghini, quindi l'avvocato difensore di Mohamed Galul, l'unico sospettato per il brutale omicidio di Alice Neri. Quindi diciamo ci saranno una serie di domande che ho posto io, che verranno poste chiaramente tramite Milo all'avvocato Ghini, in base a quella che è diciamo un po' la ricostruzione dei fatti che lui ha diciamo proposto in sede di riesame e che non ha trovato granché riscontro, anzi i giudici diciamo il tribunale del riesame l'hanno proprio censurata pezzo per pezzo. Ma in particolare ci sono alcuni passaggi della ricostruzione che fa Ghini quando chiede praticamente che il suo assistito possa essere scarcerato, ritenendo secondo lui non particolarmente robusto l'impianto accusatorio, in realtà certo di matrice indiziaria, ma a mio modo di vedere estremamente univoco e anche molto solido, e troppe cose ce ne sarebbero da dire sul punto, ma diciamo ci concentriamo su alcuni passaggi che mi hanno colpito nella ricostruzione che fa Ghini, tentando chiaramente di portare il suo assistito a una scarcerazione, che come sappiamo non è avvenuta perché il Tribunale degli Esami ha rigettato tutte le argomentazioni che aveva proposto l'avvocato Ghini. Allora io mi pongo come, diciamo, come domanda. Secondo l'avvocato Ghini, Mohamed sarebbe sceso, e anche secondo Mohamed, dalla macchina di Alice praticamente dopo un paio di chilometri dallo Smart Café, Smart Café dove lui arriva alle 3 in bici, peraltro bici che mai più recupererà, per cui l'ha lasciata lì. Comunque ok, ma diciamo andiamo al punto cruciale. Per quale motivo fondamentalmente sale in macchina allo Smart Café e poi si sarebbe fatto lasciare a circa 2 km dallo Smart Café, posto che Alice, come appena in macchina, quindi prima di far salire Galul, aveva impostato su Google Maps praticamente l'indirizzo di casa sua, quindi stava tornando a casa anche lì, e su questo punto ci torniamo tra poco. E alle 3 praticamente e 4 minuti dopo, quindi alle 3:41, sostanzialmente lei digita invece la direzione, quindi la destinazione, che è quella più prossima, proprio vallata, all'abitazione di Mohamed. Ora, se avesse avuto, come sostiene l'avvocato Ghini, Alice avesse avuto un altro appuntamento quella notte, posto che aveva passato 7 ore al bar, allo Smart Café con Marco, e poi Marco se ne va, dopodiché sale Mohamed, queste sono circostanze pacifiche, perché avrebbe dovuto avere un altro appuntamento? Cioè, sulla scorta di quale valutazione Ghini sostiene che possa aver avuto un altro appuntamento? Lei appena sale in macchina come prima destinazione inserisce casa sua, non inserisce un altro tipo di destinazione, cambia destinazione e va in direzione dell'abitazione di Mohamed dopo che Mohamed sale in macchina. Quindi dove sarebbe l'elemento che porta Ghini a ipotizzare un sedicente terzo uomo che lei avrebbe incontrato dopo aver fatto scendere Mohamed, posto che lei appena sale in macchina in realtà è diretta a casa sua? Dove sarebbe questa possibilità di un terzo uomo? Insomma, non ci hanno messo molti giudici su questo aspetto a diciamo ritenere poco realistica questa ricostruzione. Ma andiamo avanti. Cosa avrebbe fatto Mohamed quindi, posto che prendiamo per buona la ricostruzione della difesa, no? Scende dalla macchina intorno alle 4. Che cosa avrebbe fatto poi? Cioè, che cosa avrebbe fatto fino alle 10 del mattino? Dove è stato? Con chi? Ci sono riscontri che consentono in qualche modo di ritenere affidabile questa sua ricostruzione? Perché limitarsi a dire che non era con Alice senza fornire riscontri alternativi diventa un po' complicato sotto questo aspetto. Per cui, avvocato Ghini, dove sarebbe stato il suo assistito? Perché se non lo spiega e nei motivi di doglianza nei confronti della misura cautelare questi passaggi non ci sono, quindi mi chiedo dove è stato il suo assistito? Se non era con Alice, non era impegnato poi a fare tutta una serie di operazioni che sappiamo purtroppo sono accadute e hanno portato alla carbonizzazione sia dell'auto che del corpo? Se non era con Alice, dove stava questo fine del mattino? Altra domanda diciamo che non mi sembra abbia trovato una risposta nelle argomentazioni che Ghini sottopone al Tribunale del Riesame. Ma andiamo avanti. Perché Mohamed dopo il 18 di novembre non torna a prendersi la bicicletta? Perché Mohamed quella stessa sera, praticamente mentre arriva allo Smart Café, chiama la sua amica Tiziana e gli chiede di farsi venire a prendere lì sul Secchia, a Concordia, dicendo di essere a piedi quando in realtà non era vero? Cioè, mentre in realtà stava entrando allo Smart Café? Cioè, come mai il suo assistito quella sera fa tutta una serie di cose così, diciamo, sufficientemente incongruenti? Ma andiamo avanti. Altra cosa che chiedo all'avvocato Ghini, perché non è spiegato dall'atto che lui ha proposto contro la misura cautelare nei confronti del suo assistito. Lui ritiene verosimile che Alice, dopo aver lasciato Mohamed,
effettivamente possa aver avuto un altro appuntamento, sono le motivazioni che dicevo prima, cioè con chi avrebbe dovuto incontrarsi. Sale in macchina, la prima cosa che fa, inserisce l'indirizzo di casa sua, poi fa salire Mohamed, dopodiché cambia indirizzo, si rivolge verso la, diciamo, l'abitazione di Mohamed, e dopodiché per quale motivo, cioè chi avrebbe dovuto incontrare nel cuore della campagna modenese, nel cuore della notte, cioè dove sarebbero gli elementi che ci portano a ipotizzare che avesse un altro appuntamento? Mi pare che ve ne sia neanche uno, quindi mi spiace per il suo assistito, ma che lui sia l'ultimo ad aver visto Alice in vita mi pare una circostanza pacifica, difficilmente messa, diciamo, in discussione sotto il profilo della ricostruzione che offre lui. Ma andiamo oltre e andiamo a un altro aspetto che mi ha colpito molto, e poi con questo vi saluto. Ci sono una serie di intercettazioni perché Mohamed viene identificato e a quel punto viene anche intercettato. Nel frattempo lui si allontana da Modena, va via, sfugge tanto verso Genova, poi andrà in diversi altri posti, sfuggirà in ben due occasioni all'arresto, al mandato di arresto internazionale, finché verrà fermato praticamente in Francia come ultima tappa, e verrà data esecuzione del mandato d'arresto, ma lui già stava fuggendo e anche a gambe levate, diciamo. Tant'è vero che anche con la moglie scambia una serie di comunicazioni che sono alquanto interessanti, tra cui il 24 novembre viene intercettato Mohamed mentre parla con la moglie e dice di essere impazzito, di essere per strada, di dormire per strada fondamentalmente, e soprattutto invita sua moglie a non tornare a casa, cosa che poi la moglie farà, perché infatti risulterà che troverà riparo, insomma, e ospitalità altrove, quindi assolutamente di non tornare a casa. Non solo, anche il giorno dopo, il 25 novembre, lui continua a ribadire lei di essere per strada e di dormire per strada, tant'è che lei a un certo punto gli dice ma non è che ho sposato Pablo Escobar? Insomma, questo tipo di comunicazioni che la dicono lunga su quanto Mohamed fosse disperatamente in fuga, perché sono comunicazioni che lasciano ampiamente ipotizzare quello scenario e non altri, perché la signora a un certo punto si pone il problema di aver sposato il delinquente dei delinquenti, Pablo Escobar, chiaramente un elemento che ti fa ben comprendere quale fosse il senso di quella comunicazione. Ebbene, sono tutte domande che non trovano alcuna risposta nelle argomentazioni difensive dell'avvocato Ghini, e magari oggi in trasmissione riceveranno qualche riscontro in più. Quindi, amici, vi saluto, ci rivediamo sicuramente domani con un ulteriore aggiornamento sui casi principali che stiamo seguendo, e naturalmente a prestissimo mercoledì a ore 14 insieme a Mino Infanti e a tutti gli altri ragazzi, amici della squadra di produzione. Mi raccomando, continuate a seguirci, a presto!